forte se invece vogliamo puntare alla concorrenza fra i singoli elementi. Dillo la parola al Un minuto e mezzo non avrò nei quartieri. Grazie Presidente, signor Alto Rappresentante Vicepresidente. Vorrei sottolineare il fatto che stiamo discutendo tre ottimi documenti elaborati dal Parlamento. Dei documenti ambiziosi che esprimono delle posizioni chiare, compiono delle scelte nette e sui quali esiste un largo consenso tra i gruppi che in questo Parlamento hanno a cuore l'Europa e il suo futuro. È un fatto importante che dimostra la volontà e la capacità del Parlamento di candidarsi a svolgere un ruolo centrale anche nel settore della pesca e PSDC sulla base di una lettura, vorrei dire, dinamica del Trattato di Lisbona. Questo ruolo intendiamo esercitarlo nel processo di costruzione del servizio di azione esterna, non solo per garantire le prerogative del Parlamento, ma anche per contribuire a fare del servizio una struttura capace di assicurare coerenza ed efficacia all'azione esterna dell'UE, rafforzando al tempo stesso ed estendendo progressivamente il metodo comunitario. Per quanto riguarda il rapporto Danjean, vorrei sottolineare come il concetto di autonomia strategica viene qui prospettato nel quadro di un approccio multilaterale e come esso sia una condizione per rafforzare la partnership strategica con gli Stati Uniti. Così come vorrei sottolineare il fatto che il Parlamento è unito nella richiesta di un centro operazioni e ho apprezzato che lei, signor Alto Rappresentante, si sia dichiarata disponibile a un dialogo, un approfondimento, una discussione su questo tema. Sulla risoluzione e sulla non proliferazione vorrei sottolineare l'importanza dell'assunzione della prospettiva di un mondo privo di armi nucleari e il netto giudizio sull'anacronismo delle armi nucleari tattiche e la valorizzazione delle posizioni recentemente prese da alcuni governi europei a questo riguardo. Dal Parlamento giunge quindi un chiaro messaggio realistico e ambizioso e auspichiamo che l'Alto Rappresentante sappia coglierlo e farlo proprio. Grazie. Grazie, signor Gualtieri. Grazie, onorevole Gualtieri. A facoltà per due minuti, l'onorevole Kelam. Muchas gracias, Presidente. May I congratulate... Grazie, Presidente. Vorrei congratularmi con il Presidente Albertini e Danjean per queste relazioni molto complete sulla politica di sicurezza.